Oh, Stefano, dai, comincia il secondo anno. Primo anno hai portato avanti un pochettino giovane nelle prime armi, adesso è un po' l'anno forse in cui ti chiedono di tirare le somme, anche perché appunto il regolamento ha anche ampliato la rosa delle squadre che andranno in playoff. Sempre che Ghirelli non voglia buttare dentro le berretti, perché c'è anche quel progetto qui, vediamo. Allora, sicuramente sì, l'anno scorso abbiamo fatto un cammino a livello di gioco secondo me importante, perché abbiamo dimostrato di essere una buona squadra nonostante fossimo sotto età rispetto alle squadre avversarie. Quest'anno diciamo che il gruppo, soprattutto del 2001, è consistente ed è rimasto quasi in toto, e quindi abbiamo dalla nostra parte un anno di esperienza importante che dovremo portare assolutamente sul campo quest'anno per dimostrare che il lavoro fatto l'anno scorso di raccogliere i frutti per cercare di centrare un obiettivo importante, perché come dicevi tu la rosa la graduatoria per i playoff si è ampliata fino al settimo posto. Grande novità, sarai anche aiutato da Riccardo Castagna, Brian Vince, insomma, una figura nuova in più per darti una mano. Sì, ringrazio Giovanni che mi ha dato la possibilità di integrare il mio staff, perché penso che Riccardo possa essere una figura importante. Lavorare con 20 giocatori, 25 giocatori tutti insieme non ti dà la possibilità di lavorare nello specifico sui reparti, e quindi il suo arrivo mi dà la possibilità di dividere magari in gruppo e di lavorare nello specifico sulla difesa, il centrocampo, l'attacco in momenti diversi, e quindi di lavorare nello specifico anche sull'individualità, e questo secondo me per la crescita di un giocatore è importantissimo. Il programma di lavoro è intensissimo, perché avete un mese di amichevoli, da quanto ho capito, da qui a fine agosto avete disseminato di test la preparazione. Sì, è importante in preparazione giocare per trovare sintonia, e perché arrivare al campionato è sicuramente un periodo lungo. Abbiamo la possibilità di iniziare abbastanza presto, quindi non dobbiamo caricare per forza dal primo giorno, ma possiamo lavorare gradualmente per arrivare a una condizione fisica perfetta per quanto riguarda l'inizio del campionato. Arrivi da una settimana trascorsa con la prima squadra e seguendo alcuni dei tuoi ragazzi che sono stati aggregati, quali elementi hai raccolto? Devo ringraziare lo staff e Rastelli, perché mi hanno accolto come se fossi parte del gruppo e mi hanno coinvolto tutta la settimana nelle loro esercitazioni, quindi li devo ringraziare tantissimo, perché in una settimana ho imparato tanto anche come si lavora in gruppo per uno staff importante come è lo staff di Rastelli. E poi ho visto all'opera i miei ragazzi, che penso che si stanno distinguendo bene nel gruppo, stanno facendo molto bene, e quindi questo è, diciamo, un orgoglio per tutto il settore giovanile e anche per me, visto che li ho allenati l'anno scorso, e se in questo momento stanno dimostrando di poter stare in un gruppo così importante, un po' di merito ce l'ha anche il settore giovanile della Cremonese.